La ricetta delle ricottine al forno faccio prima a farla che a spiegarvela. Quando è che uno deve fare le ricottine al forno? Quando deve mangiare leggero, però non proprio la ricottina che vi dà il nutrizionista magra magra, quindi quando ci possiamo concedere magari qualche coccola in più, quando ci piace comunque mangiare latticini e non vogliamo necessariamente mangiare carne e pesce, quando anche abbiamo delle ricotte in frigo che stanno scadendo. Assolutamente, è un piatto super veloce, gli ingredienti sono pochi. Nel libro ho proposto questa versione con i pomodorini, ma non necessariamente se non avete i pomodorini dovete scartare questa ricetta, anzi io sapete che ci tengo molto alla stagionalità e quindi non andate a cercare dei pomodorini da 10 euro al chilo perché volete fare questa ricetta. Se in un periodo va la zucca, se ci sono dei funghi, se la vostra vicina vi ha dato 4 zucchine, è una ricetta che non è un dolce che va calibrata al grammo, quindi fatela come più vi piace. Questa versione con i pomodorini ricorda un po' i sapori della pizza che io adoro, e quindi ci sono ovviamente le ricottine, del pan grattato, delle erbe aromatiche, quelle che vi piacciono di più e se vi piacciono, e dei pomodorini. Allora, semplicissimissimo proprio. Le mie sorelle dicono sempre che abuso della parola semplicissimo, ma non ci posso fare niente. Io metto le erbe aromatiche perché mi piacciono tantissimo e poi sempre anche per un fatto di salute insaporiscono i piatti togliendo un po' di sale, che non guasta. Ho dell'origano, del rosmarino, origano fresco, origano secco. Il basilico lo metto solo sopra, poi metto un po' di timo, mettiamo un po' di pepe. Ah! Dovete avere già acceso il forno a 180 gradi, sennò dopo vi tocca aspettare che arrivi a temperatura. Metto sale, pepe, erbe aromatiche e faccio un trito. Dunque, un piccolo consiglio: quando fate questo trito, perché magari avete comprato delle erbe aromatiche o le avete fresche in giardino, potete benissimo conservarle in congelatore. Io quando faccio il pan grattato ci metto l'olio e le erbe aromatiche, faccio una scatolina in congelatore, ovvio che non la devo tenere lì 2 anni, però posso utilizzarla la volta dopo, così farò ancora prima a fare una preparazione di questo tipo. Prendiamo una ciotolina dove mettiamo del pan grattato. Allora, intanto le potete anche lasciare al naturale, però a me piace il fatto che ci sia una panatura esterna che dà quel po' di croccantezza. Io vado sempre a ricercare della croccantezza nei piatti, e potete sostituirla o con la farina di polenta, quella gialla, o con la polenta taragna, che è quella col grano saraceno, che ha fra l'altro anche un profumo molto particolare. La procedura è la stessa: al posto del pan grattato mettete la farina di mais oppure la farina di grano saraceno, un po' d'olio, e poi lo rendiamo omogeneo. E adesso prendiamo le nostre ricottine, ripaniamo bene, intanto il forno è a temperatura, prendiamo una placca con carta forno, mettiamo le ricottine, poi vi do un consiglio, mettete 2 posate qui all'interno. Infatti ogni volta che faccio una storia su Instagram con le posate nella carta forno mi scrivete 1000, come mai metti le posate? È perché la carta forno, essendo il forno ventilato, non deve svolazzare e fare una pallotta con tutto quello che avete messo dentro, quindi 2 posate, non di plastica, e poi le mettete in forno 180 gradi, il tempo è a vostra discrezione. Se vi piace bella croccantina bruciacchiata, oppure se ve la siete dimenticata e volete dire che vi piace così, la lasciate un pochino di più. Se invece vi piace semplicemente che abbia una piccola doratura, la lasciate un po' di meno. Comunque il tempo indicativamente va dai 10 ai 20 minuti. Inforniamo. Poi, intanto che si cucinano, puliamo tutto, mi raccomando, se no vi passa la voglia di cucinare, e ci occupiamo dei pomodorini. Pomodorini. I pomodorini sopra questa ricottina li possiamo mettere come più ci piacciono. A volte ci sono pomodorini talmente buoni che è un peccato lavorarli, quindi soprattutto d'estate io li taglio a cubettine, ci metto un pochino di origano, sale e olio buono e li metto sopra le ricottine, che danno proprio questo tocco di freschezza che ci sta benissimo. Possiamo farli confì, quindi li tagliamo a metà, li cospargiamo con un po' di sale, un po' di zucchero, aromi, scorta di limone, e li mettiamo in forno a 80 gradi per circa 2 ore in modo tale che si appassiranno. Oppure possiamo farlo in un modo più accelerato in padella, dove verranno non appassiti ma caramellizzati. Li tagliamo a metà, prendiamo una padella, mettiamo un filo d'olio, un po' di zucchero. Era lo zucchero questo? Era lo zucchero? È zucchero, ma piccolino, ok. Un po' di sale, e per i pomodorini, secondo me, l'origano secco è la morte sua.
e quindi mettiamo un po' di origano. Se vi piace il sapore dell'aglio, possiamo mettere anche dell'aglio tritato, ma se non vi piace l'idea di masticarlo, lo tagliamo solo a metà, lo mettiamo in padella. A questo punto disponiamo tutti i pomodorini a testa in giù e li facciamo caramellizzare. Se abbiamo fretta o se ci piace più bruciacchiato, è sufficiente aumentare l'intensità del calore e li facciamo saltati in padella. Perfetto, non ci resta che avere un pochino di pazienza, così abbiamo il pretesto per pulire tutto. Ecco qua, vedete, i pomodorini si sono un po' appassiti, un po' caramellizzati e si sono concentrati di sapore. Bene, questa è la crosticina che ho ottenuto, volendola potete fare ancora più dorata e quindi più croccante. E adesso le impiattiamo. Bene, guardate, già i colori sono bellissimi, sono quelli dell'Italia. Ci mettiamo una fogliolina di basilico, che ci sta bene come colore, ma si può benissimo anche mangiare. Dunque, da bravi italiani, un giro d'olio, qui ho un po' esagerato, ma voi mettetene un pochino meno. Da bravi italiani concludiamo con un giro di olio buono, mi raccomando, anche quando ci sono pochissimi ingredienti, anzi soprattutto quando gli ingredienti sono pochi, devono essere di estrema qualità. Questo piatto è finito, se vi è piaciuto e volete seguire con più facilità le prossime ricette che vi proporrò, dovete iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanella. Io intanto mi organizzo per la prossima ricetta.